La Onlus Procrea di Arco ha organizzato oggi al Casinò Municipale Pomeriggio in Famiglia, una festa dedicata a tutti coloro che per realizzare il proprio progetto di famiglia si sono affidati al centro provinciale per la procreazione medicalmente assistita dell'ospedale di Arco. La festa si è aperta alle ore 16 con il saluto delle autorità, seguito da giochi gonfiabili, attività per bambini con Trucca Bimbi, palloncini e baby dance con Arco Giovani. Alle 17 è andato in scena lo spettacolo Hansel e Gretel, a cura della compagnia Estro Teatro di Trento, e in chiusura, alle 19, la musica jazz con gli Orange Puff. La Onlus è nata ad Arco nel 2010 grazie ad un gruppo di genitori e di amici che hanno condiviso la difficile esperienza di non riuscire ad avere un figlio e che grazie alle cure e all'impegno dello staff del centro arcense sono riusciti a realizzare il sogno di tenere tra le braccia il proprio bambino. La Onlus è attiva sul territorio per condividere esperienze, far circolare informazioni e sostenere la PMA, riconosciuta come centro di eccellenza in palese contraddizione con la recente chiusura del punto nascite. I risultati che sta ottenendo il centro sono importanti, i numeri lo dimostrano che sono in crescita ogni anno. Certo, penso che, non so se avete registrato i numeri di là, che siamo contenti, abbiamo, penso, fare un resoconto di 10 anni di attività, abbiamo dato a tante coppie una realizzazione sotto forma di famiglia. Paola Arcese è la presidente dell'associazione Procrea, che è nata ad Arco nel 2010. Di cosa si occupa e qual è la sua importanza sul territorio? Procrea è nata perché il dottor Levin, che è il primario e dirige il centro di PMA qua di Arco, si stava rendendo conto che praticamente l'azienda sanitaria, a livello anche nazionale, penso, stava tagliando sempre di più i fondi. E quindi noi inizialmente siamo nati per dare un sostegno proprio per quello che potevamo per l'acquisto dei macchinari. Poi è chiaro che questa associazione sta diventando importante anche per aiutare le persone, uno, a conoscere l'argomento, quindi procreazione medicalmente assistita, fecondazione eterologa, cioè oramai i telegiornali sono pieni di questo tipo di notizie e la gente non sa neanche di cosa sta parlando, quindi noi cerchiamo un po' di dare informazione, ma soprattutto di essere vicino a chi deve affrontare un percorso medico di questo tipo, piuttosto chi lo sta affrontando, ma anche poi, oggi siamo qui perché abbiamo organizzato una festa come Onlus per festeggiare il 10º anniversario di attività della PMA qua di Arco, quindi PMA è proprio procreazione medicalmente assistita, che è presso l'ospedale civile di Arco, diretta dal dottor Löving. Siamo qui perché abbiamo voluto festeggiare questi 10 anni, invitando sia pazienti, ex pazienti, ma anche e soprattutto la popolazione, perché vogliamo proprio che sia una festa che gratifichi il personale, lo staff medico del centro, ma soprattutto un momento di divertimento per tutte le famiglie. Abbiamo visto tanti genitori emozionati di rivederla. Io sono tanto emozionato anch'io, io vedo tante famiglie qua, tanti bambini e penso che l'organizzazione che ci supporta, la Onlus Procrea, che ha organizzato questa festa, ha fatto un lavoro splendido e dimostriamo con questo che chi si fa aiutare anche medicalmente diventa una famiglia splendida e normale con bambini bellissimi. E poi il fatto che il centro sia considerato un'eccellenza è, secondo me, fortemente in contrasto con la chiusura invece del punto nascite. Ma infatti, vi dirò la verità, che eravamo tutti molto dispiaciuti per la chiusura del punto nascite, ma non è mio compito e non sono neanche in grado di dire è stato fatto in maniera corretta o meno. Noi volevamo proprio in questa occasione tirare un po' sul morale ai ragazzi che lavorano presso il centro di Arco. Speriamo, come avete detto voi, è un centro di eccellenza. Ci sono dei dati esposti dove, dati aggiornati ad agosto 2016, sono nati, mi pare, circa 876 bambini, quindi aggiornato un mese fa, quindi in 10 anni di attività non mi sembrano pochi, hanno fatto molte famiglie felici,
me compresa, e quindi volevamo dargli un momento di gioia e di ringraziamento anche a loro. Adesso che comunque il punto nascita è stato chiuso, qual è il futuro del centro? Il centro continuerà ad andare avanti così come ha fatto in questi 10 anni? Non posso negare che la chiusura del punto nascita non l'abbiamo voluto e ne soffriamo, ma utilizzeremo le risorse per andare avanti per i prossimi 10 anni nella procreazione medicamente assistita. Sono contento che la provincia ha previsto degli stanziamenti per il potenziamento del centro. E in questo congresso stamattina abbiamo parlato di tanto, anche di sfide future, e io vedo positivamente che l'equipe della quale sono strafiero va avanti.